Desi Alessio, Over the Sky. Siamo qui a Schignano sotto le stelle in compagnia del cavalier Luigi Rindi, che ci illustrerà le sue opere. Prego. Le mie opere sono nate da una ricerca strana, trovandomi andando a girare nei boschi, come qui siamo pieni di boschi, di area pura, e naturalmente ho cominciato a trovare qualche pezzo di legno e l'ho portato giù alla mia residenza, e poi quando è venuto il momento della voglia di fare qualcosa, di creare qualcosa, ho cercato di rendere visibile quello che da un legno inerte effettivamente ho ricavato qualcosa, o un animale, o una persona, o altri soggetti, altre figure. E quindi ho cominciato diversi anni fa, cominciai a Marradi perché andavo a trovare i funghi, e quando trovavo funghi cercavo di trovare qualcos'altro, quindi vedevo questi pezzi di legno, questi tronchi, e praticamente piano piano ho cominciato. Poi io sono nato a San Mauro a Signa, le prime volte sono state a Marradi, che è un comune della provincia di Firenze a confine con la Romagna, e poi a San Mauro a Signa, mio posto natio. Poi mi sono trasferito a Prato e conseguentemente ho sempre, dico sempre, da 16 anni adesso, vado a trovare quando vado nei boschi, ma anche al mare. Ultimamente, devo dire, gli ultimi episodi che sono avvenuti questo inverno, che è stato un inverno piovoso a non finire, e sono andato a Marina di Vecchiano, dove sfocia il fiume che viene dalla Garfagnana al Serchio, e era lì coperto per chilometri, la spiaggia ricoperta di grandi legni. E quindi nel mese di gennaio o di febbraio io ero lì, alla mattina alle 7 ero già lì, anche solo, senza belle fanciulle come quando ci sono, c'è il sole, ma a contatto fra la natura e quello che aveva portato l'acqua, aveva trascimato, e ho cominciato da lì, quindi alla ricerca di queste cose, le porto nella mia residenza, e poi ecco, quando viene il momento della creatività, e mi metto, è come quando uno inquadra una bella creatura, come adesso. Io ho una bella signora, quindi pensa mille pensieri. E quando ho un legno in mano, naturalmente devo cercare di ridare vita, perché un'opera di un legno perduto è come un dottore che riesce a far camminare una persona, sia esso uomo, esso donna, che praticamente è inferma da diverso tempo. Grazie, ringraziamo il cavalier Luigi Rindi per Over the Sky, Desi Alessio. Fatto veloce, vero?